Ciao a tutti! In questo video vi farò vedere come si realizza la colla di farina fatta in casa. Per realizzarla vi serviranno circa 50 g di farina, 250 ml di acqua e un pentolino o una casseruola a seconda di quello che disponete in casa. Cominciamo versando i 50 g di farina nel pentolino e cominciamo versando poco alla volta un goccino d'acqua, non tutte insieme. Amalgamiamola bene facendo attenzione a non lasciare grumi. Quando il composto di farina e acqua assume una consistenza abbastanza liscia e liquida, allora il composto andrà bene. Se volete, per sicurezza aggiungete ancora un po' d'acqua, ma non ne serve poi così tanta. Insomma, in base alla quantità di colla che vi serve metterete più o meno acqua, più o meno farina, in modo da farne venire un po' di più o un po' di meno. Quando vi sembra che il composto sia adatto, mettiamolo sul fornello a fuoco basso e continuiamo di tanto in tanto a mescolare per far sì che non si attacchi al fondo. Questo è come diventa dopo un po' il composto, quando dopo un po' che sta sul fornello. Date il tempo, ci possono volere alcuni minuti, ci possono volere 2 o 3 minuti affinché la farina assorba per bene l'acqua e affinché una parte di acqua insomma evapori. Aggiungiamo un cucchiaino di zucchero, 1 o 2 cucchiaini di zucchero. Poi fate un po' a seconda di come preferite, di come volete che la colla diventi, più o meno collosa. Aggiungiamo anche un cucchiaino circa di aceto di vino, in modo da uccidere i batteri, in modo che la nostra colla duri più a lungo, altrimenti nell'arco di 2 o 3 giorni è da buttare. Se invece andiamo a mettere l'aceto che va a uccidere tutti i batteri, la colla ci può durare anche di più. Continuiamo a mescolare e a lasciare che si assorba bene tutto. Il composto assomiglia un po' a una besciamella, però deve asciugarsi bene. Questa è la consistenza più o meno che deve avere la colla di farina. Se volete che appiccichi un po' di più, potete lasciarla ancora un po' sul fornello in modo che si asciughi ancora un po'. Come vedete io non ho usato tutta l'acqua, ne ho usati circa 50 ml in meno. Bisognerebbe aspettare che il composto si raffreddi per bene. Dopodiché lo trasferiamo in un contenitore di plastica o di vetro. Questa è la consistenza che ha infine la colla di farina. Mi raccomando, prima di chiudere il coperchio del contenitore, assicuriamoci che la colla sia fredda, che la colla si sia raffreddata, affinché questa con il calore non vada a fare la condensa all'interno del barattolo. Chiudiamo il coperchio e voilà! L'impasto è pronto e buon divertimento!